Salve a tutti ragazzi, io sono The KeyoKid e bentornati nuovamente qua sul mio canale. Siamo qua su Tomb Raider 1 Remastered. Come state signori, con l'asterisco sempre per essere più inclusiva a tutti? Tutto bene? Oh, spero proprio di sì, spero proprio di sì. Allora, prima di proseguire, come sempre tassativo, lasciate un bel like, un commento. Iscrivetevi al mio canale qua su YouTube se non l'avete ancora fatto. E seguitemi su Instagram per restare aggiornati sulle serie, sui video che usciranno qua su YouTube. Allora, siamo arrivati qua nelle miniere di Nathla, nelle Nathla's Mine, dovrebbe chiamarsi così in inglese. E allora, qua intanto dobbiamo tirare una leva. Perfetto, ci ha aperto una porta. Senti qua il sound, la musica. E allora, qua siamo arrivati praticamente, come già anticipato, nelle miniere di Nathla. Questo sarà il primo di tre livelli della difficoltà più elevata in assoluto. Questo sarà davvero davvero tosto. Guardate qua che roba, come era fatto prima. Bellissimo. Tra l'altro siamo anche senza armi perché ci hanno preso le armi gli scagnozzi di Nathla. Ah no, è vero, no, dovevamo andare di qua. E quindi dobbiamo recuperarle piano piano. E li affronteremo tutti quanti, uno alla volta, di questi scagnozzi. Allora, dovevamo andare di qua e tirare indietro questo per attivare una leva dove ci apre la porta nella cascata dove eravamo prima. Ok. Sì, qua è, davvero si vede poco o niente. Questa è la porta che abbiamo appena aperto con la prima leva. Ok. Adesso andiamo dritti per dritti. Usciamo da qua. Perché Nathla è una cattiva, come avevamo già visto nel filmato. Sì, tra l'altro Lara si è fatta anche un bel sonnellino mentre si faceva il viaggio. In nave. Allora, boh, tranquilli. Non sono mai scesi, diciamo, nella stiva, ecco. Vabbè, un po' sospetta, questa cosa. Ok, adesso andiamo qua. Non abbiamo ancora salvato. Tra l'altro sono un po' indeciso se salvare... Cioè, su quale salvataggio salvare. Perché adesso siamo un po' pieni, zeppi di salvataggi. Proviamo, non so, il santuario del medaglione qua. Dai, questo qui. Adesso facevo carica. E per recuperare le nostre armi dobbiamo trovare tre pezzi, tre fusibili semplicemente, che servono per buttare a terra questa sorta di casetta, se così si può dire, dove qua dentro ci sono le nostre armi base, quindi quelle senza munizioni, ovvero con colpi infiniti, anzi. Qui vediamo un po' se riesco a farlo in tempo. Figurati se riesco. Ok. Perché devo sbrigarmi prima che arriva la seconda palla. Grande. Ok, qua abbiamo adesso il primo fusibile. E salvo un momento. Allora, salvataggio completato. Abbiamo preso il primo fusibile. E... ah, sì, è vero, cazzo. Qua attenzione alle palle. Questa cos'è? Non parte. Oddio, si è bloccata lì. Vabbè. Sarebbe dovuta partire anche questa. Buggatissima. Ok. Allora, qua siamo praticamente ritornati dove eravamo prima. Io ero arrivato... cioè, sono andato poi di là. C'è un suono strano, tipo gente che cammina. Vabbè. E adesso dobbiamo uscire da qui. Dato che sotto non si apre più, questa è l'unica strada... che dobbiamo percorrere per andare via da qua. Yes. Ottimo. Ok, siamo nuovamente qui. E adesso dobbiamo entrare in questa casetta
per entrare in questa casetta dobbiamo spostare questa cassa. Sarà un livello abbastanza complicato nel spostare sempre delle casse o dei massi. Eventualmente accelero o non lo so, però è un po' palloso, diciamo. Però comunque sa da fa. E una volta entrati qua dentro, mi sa che dovremmo abbassare la leva che ci sposta la barchetta che c'era prima in mezzo all'acqua. Ok. Merda, Lara. Ok, saltino. Grazie. Vediamo un po' com'era. Incredibile. Allora, proseguiamo sempre di qua. Sì, a parte qualche erroraccio sui vari salti, che sono veramente quelli che mi preoccupano, impensieriscono tantissimo, ma sarà comunque un livello veramente complicato e lungo. Perché c'è questo livello, poi c'è l'altro dopo, che è Atlantis, dovrebbe essere. Ok, abbiamo spostato la barchetta. E da qua dovremmo scendere, giusto? Sì, dovevamo scendere sulla cassa, ma non importa. Qua io salvo un attimo. Allora, abbiamo salvato. Grande. Ma è stato spawnato il medikit? Mi sembra di sì, perché prima non c'era. Vabbè, comunque. Adesso proseguiamo, dobbiamo andare là sulla barchetta. E appunto ci hanno rubato le armi, diciamo tre scagnozzi di Natla. Il tipo di colore. Mio Dio, madonna, che botta. Poi c'è un ragazzino sullo skateboard che ci ha fregato gli uzi e che appunto ci ha sparato contro nel filmato. E l'altro che ci ha invece rubato le magnum. Quindi noi dobbiamo ucciderli uno a uno. Ah, il tipo di colore ci ha rubato il pompa. Però il pompa riusciamo anche a trovarlo, no? Tranquillamente. Mentre gli uzi e le magnum dobbiamo rubarle ai seguaci di Natla, che ci hanno appunto sottratto le armi. Però so che il pompa dovremmo anche trovarlo per conto nostro. Comunque, questo qua è una parte che secondo me accelererò, perché dobbiamo spostare questo e poi un altro che c'è dietro. Ok, perfetto, li abbiamo spostati tutti. Beh, devo dire che graficamente merita. Natla Technologies. Ok, qua io direi un attimino di salvare, vabbè, dopo la botta in faccia. Allora, salvataggio completato. Adesso dobbiamo tornare tutto quanto indietro. Attenzione qua, alle botte di Lara in faccia. Vediamo. Grande Lara, perfetto, bravissima. E fatemi ricordare un attimo. Ok, sì, adesso dobbiamo entrare di qua. Dobbiamo spostare praticamente adesso il masso in avanti. Giusto? Sì. Perché abbiamo spostato il carrello. Guarda qua il riflesso, bello. Cioè, non c'è una fonte di luce, ma vabbè. Non ci facciamo troppe domande. Allora, facciamo così. E sì, dobbiamo salire sopra. Bravissima. Ok, qua ci sono delle munizioni per Luzzi che non possiamo utilizzare, a parte per il trofeo, ma comunque non abbiamo gli Uzi. Ok, ci ha aperto la porta da tutt'altra parte.
Però adesso mi pare che dobbiamo recuperare intanto il secondo pezzo di fusibile. Di qua che poi abbiamo uno scontro contro il primo seguace di Natla. Dovrebbe essere da qua, da ste parti, ma non lo possiamo affrontare adesso, credo. Che sia da queste parti. Quindi adesso torniamo indietro. Dobbiamo riandare dove c'è la cascata. E prendere il terzo fusibile, semplicemente. Comunque, vi sta piacendo questo Tomb Raider? Tra l'altro il suono è proprio quello di una caverna con l'acqua, sembrerebbe. Che era anche quello che c'era nella cisterna. Diciamo, sono suoni... ovviamente... guarda qua che roba! La stessa immagine ripetuta della cascata. Ok, qua metto la grafica vecchia perché è un po' più illuminata. Qua c'era la leva, giusto? Sì, l'avevo già tirata. Sì, perfetto. Ok, poi andiamo dritti per dritti. E sì, qua c'era anche l'altro salto. Sì. Voglio salvo un attimo. Ok, abbiamo salvato. Madonna. Ok, grande. E andando per di qua, praticamente abbiamo aperto una porta. Dove ci permette, come già detto, di prendere il terzo e ultimo fusibile da inserire poi qua dentro. Dove finalmente ci potrà dare le armi. Era di qua, mi pare. Yes. Bene, bene, bene. Perfetto. Era un livello abbastanza lunghino e complicato. Ah sì, qua si vede il fusibile. Però era carino perché comunque dovevi riprenderti le armi. Complicato, però carino, secondo me. Forse qua si vede. Sì, cioè, poteva davvero chinarsi, prenderlo così. Oddio, è un po' buggato, forse potevo riuscire a prenderlo, però adesso dovremmo farcelo. Ok, abbiamo aperto quella porta. Guarda, qui ci sono delle munizioni. Perluzzi invisibili praticamente. Ok, qua attiviamo la leva per prendere poi il fusibile. Dovrebbe essere questa. Sì. Che qua adesso non c'è più. Perfetto. Molto bene. Eccolo là a terra. Piccolissimo nella versione rimasterizzata, remake, mod. Sospeso per aria, gigante nella versione originale. Comunque qua salviamo. Ok, abbiamo salvato. E adesso dobbiamo tornare tutto quanto indietro e mettere i fusibili nella... in quella struttura. Che non era di qua, ma era di qua. A destra. Arriviamo, pistole, arriviamo. Ok. Ok, qua, perfetto. Fusibile. Oddio. Allora, facciamo così. Fusibile 2. Molto bene. E fusibile 3. Bam. Forse qua c'erano delle munizioni. Yes, per la Magnum. Oh, barra. Barrette della My Protein. Allora, adesso scendiamo giù. Ci prendiamo qua le munizioni. Anzi, le pistole normali. Vediamo un po' come erano. Bellissime. Ok, grande Lara. Okay, non le ha ancora equipaggiate, quindi adesso le prendiamo. Come siamo messi gli oggetti? Solo per curiosità. Adesso salvo comunque tra un po', 16 minuti, segreti 0 di 3, 9 di 30. Pesantissimo. Qua salvo. Allora, salvataggio completato.
Adesso come ordine di cose direi di salire qua sopra. Sì. Entrare là nel buco. Aspetta, Lara. Ah, qua non può entrare perché c'è la porta. Vabbè. Non voleva entrare, anzi salire. Bravissima. E direi di salire qua a destra per un segreto. Non mi ricordo se era di qua. Sì, dovrebbe essere di qua per il segreto. Sì. Ottimo. Qua adesso ci apre la porta da sola. Automatica, assurdo. Qua salvo un attimo perché... Va bene qui, dai. Adesso ho sminchiato tutto. Qua dobbiamo fare così un secondo, fin tanto che non si ricrea la botola. Ok, perché si era tolta mentre saltavamo. E saliamo qua sopra per il segreto. Ok. Qua mettiamo sempre la grafica vecchia per vedere gli oggetti, che sembrano essere solo due. Tiriamo la leva che apre semplicemente la porta marrone automatica, perché non ci fa uscire. Ok. Ehi. Molto bene. Adesso qua dovremmo scendere. Ottimo. Io qua salvo un attimo. Allora, salvataggio completato. Adesso che abbiamo preso le pistole e preso il segreto, uno dei tre segreti, dobbiamo adesso affrontare il tizio, uno dei tre avversari di Natla. Mamma mia, potevamo farci malissimo. E quindi dobbiamo andare adesso nella sezione che vi avevo detto prima, dove ci saremmo scontrati con uno degli avversari. Quindi dove abbiamo preso il secondo fusibile. Tanto abbiamo... Sì. A vita siamo messi... Sì, bene. Abbastanza bene, dai. Ok, siamo arrivati qua. Però invece che salire su, dobbiamo andare di là dritti per dritti. Ok. Qua magari risalvo un attimo prima di affrontarlo. Prima e dopo averlo affrontato, vediamo. Ain't nothing personal. No, no, ma figurati. Cioè, è solo fottuto le Magnum. E poi se riesco a vederlo da qua. Grande! Ok, così non dovrebbe ferirci troppo. Con la visuale in prima persona. Perfetto. Boh, se volete mettervi anche voi qua, è un'utile tattica. Io tengo monitorata un po' la vita. Ci spara ma non ci colpisce, quindi bene. Attenzione, adesso è personale. Sconfiggi il cowboy. Bene, bene, bene. Gli freghiamo le armi. Oddio, no, però le ha lì sopra. E quindi adesso... Ah, ecco. Benissimo. Ok, qua salvo un attimo. Allora, salvataggio completato. Sì, il nostro obiettivo adesso è andare là in quella leva. Però per arrivarci dobbiamo fare un giro della madocina incredibile. Diciamo che scendiamo un attimo di qua per velocizzare un po' il tutto. Ok. Bravissima. Qua andiamo indietro. Ci lasciamo cadere, facciamo presa di nuovo. Bene, così prendiamo il medikit. Yes. E... ci arrampichiamo qua e andiamo tutto quanto a destra. Carino anche comunque. Per la lava, mizzica. Prima era un'immagine stampata. Ok. No, molto molto bello. E qua è un po' complicato riuscire a muoversi, perché qua Lara potrebbe cadere
e scivolare da un momento all'altro. Mamma mia. No, non devi arrampicarti, Lara. Devi... No. Devi lasciarti scivolare. Ok, così. Mamma mia. Eravamo andati troppo sopra. Sì, perché poi sopra non poteva dondolarsi più di tanto. Pericoloso. Vediamo un po' qua com'era vecchio. Madonna. Assurdo. Beh, qua è molto più illuminato. Meno male, ha senso, perché comunque c'è della lava, quindi... Lava come Lara. Allora, attenzione qua, eh. Yes. Di qua non c'era niente, eh? No. Perfetto. Allora, qua salvo un attimo perché dobbiamo fare una serie di salti. Questi salti sono un po' complicati. Ok. Brava Lara. Cerchiamo di andare là dove c'è la sporgenza. Forse da qua riesco. Vediamo. Oddio, grande. Qua dobbiamo sbrigarci e portare questo qua in avanti prima che arrivi la palla che ci schiacci. Ok, questo è tutto per un segreto. Bravissima, Lara. Sei un po' attento. Allora, dobbiamo prendere adesso qua il pompa. Il pompa magna. Madonna, è botta. Davvero non ne riesco a saltare di lato? Va bene. Era di qua su? No. Forse era di qua. No. Dove caspita era la salita? Ok, di qua. Dopo una vita intera. Ce l'abbiamo fatta. Allora, qui, come già detto, dovrebbe esserci il pompa. Yes, e qua siamo dove era arrivata la palla. Ottimo, pompa. Munizioni e medikit. Adesso però dovremmo ritornare verso l'alto. Forse da qua. Sì, che è da dove siamo scesi. Quindi adesso torniamo indietro. Ottimo, Lara. No. Perché c'erano degli altri oggetti di là. Aspetta, va. Facciamo così, perché... Sì, appunto. Bravissima. Ok. Che è dove praticamente siamo saliti noi dal segreto. Ma l'uscita... Perché adesso c'è la palla che ci blocca l'uscita. Ma possiamo uscire da qua. Vero? Yes! Grande. Bellissimo. Qua salvo perché dobbiamo fare altri 3000 salti. Non 3000, ma comunque... Un po' lunghini sono. Ok. Qua minchia, non mi ricordo se era... Ah no, là a destra. Là a destra, poi centrale e poi tutto a sinistra. Se riesco a fare di seguito. Mamma mia. Ma Lara, sei fantastica. Qua non c'era niente. Non mi ricordo. Che potevamo farci veramente male. No, ok, va bene, perfetto. Qua io salvo. Allora, salvataggio completato. Fammi vedere di qua che cosa c'era. Sì, ok. Grande Lara. Allora, sì, la zona delle TNT, quasi Crash Bandicoot. Praticamente dobbiamo spostare una di queste casse e portarla qua, in questa parte. Una volta portata qua, noi dovremmo salire là sopra, attivare quella leva che avevamo visto quando abbiamo sconfitto il cowboy, e la TNT portata là in fondo farà esplodere questa parte qua. Perché noi qua sopra non riusciamo ad arrivarci. Perché scivola.
Comunque, adesso qua mi sa che accelero. Ok, l'ho portato lì, però non mi ricordo se c'era qualcosa qua dietro. No? E neanche di qua, vero? No, ok, a posto. Va bene. Aspetta, giusto per essere un po' scrupolosi, perché... No. Va bene. Bellissimo. No, dai, non era malaccio questo livello. Come detto, lunghissimo. Però a livello di logica... Era abbastanza lineare, anche se è un po' complicato riuscire a prendere tutti i vari fusibili, spostare leve, tornare indietro, insomma, quello che era un po' complicato. Ah sì, qua dovevamo fare un po' zigzaghi, vero? Qua salverei un attimo, magari su un nuovo slot. Allora, merda, meno male, cavoli, va, che ho salvato, perché mi ero un attimo intortato quei tasti. Cazzo. Ok. Perfetto. Dai, cazzo. Attenzione, c'erano delle palle che stavano poi cadendo, eh. Oltre le mie, quando Lara fa sti salti, ma... Mamma mia. A buccio di culo. Bravissima. Ok. Perfetto. Siamo arrivati dall'altra parte, dove qua appunto c'era, diciamo, la boss fight contro il cowboy. Qua c'è una munizione. Bam! E abbiamo fatto esplodere le TNT. Ottimo. Tanto così facendo si estrae sempre le pistole. Perfetto, brava Lara. Adesso dobbiamo tornare tutto quanto indietro e andare nella zona delle TNT. Però io qua salverei un attimo, perché devo rifare il salto, ed è un salto abbastanza bastardoso. Ok. Bravissima. Grande Lara. Vai, 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 vai giù, vai giù, vai giù. Ok, questo è il secondo che dobbiamo affrontare. Ecco qua, vedi? È esploso tutto. E dobbiamo affrontare, mi sembra, il tipo sullo skateboard. Che ha gli uzi. Bastardo, sì. Oddio, com'era... È cambiato tutto. Allora, qua salvo un attimo. Salvataggio completato. Incredibile. Allora, in quest'area ci sono 7 oggetti in totale. Porca troia. Meno male. Ha subito così a secco viene. Non lo vedo io. Aspetta, va. Qua intanto prendiamo il primo. Guardalo. Devastante. Devastante. Allora direi che devo attaccarlo per forza, come facevo sempre. Quindi dal segreto, perché è l'unica. No, questo qua ci ammazza veramente. Ok. Qua c'è l'acquetta invece che esserci la lava. Ok, qua mettiamo la grafica vecchia, così vedo gli oggetti. Ok, qua siamo a 2. Avevo detto 7 oggetti, sì. Siamo a 3. 4 oggetti totali presi. Dov'è l'apertura qua? Aspetta, aspetta, aspetta. Qua su. Sì. Ok.
Ok, 4 oggetti totali presi. Poi 5 sono le munizioni. Le pistole. 6 un altro caricatore. Sì. Dovrebbero esserci altri 2 caricatori. Io di solito lo colpivo da qua. Normalmente, perché ci fa male, un male porco. Però non lo punta sempre. Io qui magari accelero un attimo, vedo un po' se riesco a colpirlo da qua. Allora, se riesco accelero, altrimenti taglio. Se ci mostra la vita vuol dire che riesce a puntarlo, ma... è qua sotto. Ain't nobody else here, you must be firing at me. Certo che ce l'ho con te, scusami se mi attacchi. A parte che mi ha fottuto le armi, bastardo. Comunque sì, dai, mi sa che... proverò a colpirlo da qui, perché... solo con le pistole, corpo a corpo così... se siamo sullo stesso piano... Poi ovvio, potevo essere anche in un'altra sporgenza, ma questo ci viene a piglia... Tardo. Dai cazzo che manca poco. Oh sì, sto sparando proprio a te, grande. Sconfiggi il nemico sullo skateboard. Mio Dio. Ci ho messo veramente un sacco, ma spero di aver accelerato, tranne nelle ultime parti. Allora, questo qua è il quinto oggetto. Mo devo recuperare gli Uzi, eccolo lì. Bastardo. Aspetta un attimo, va. Adesso sono finiti nella lava gli Uzi. Ok, no, ti prego. Guardalo poi. Oddio, ho fatto malissimo prima. Che brutto. Ok. Adesso dobbiamo prendere l'ultimo oggetto. Mi sa che è da qua, da ste parti, ma non mi ricordo dov'è. Abbiate pazienza, ma... allora, noi siamo arrivati da qui. Dobbiamo andare di là per l'uscita. Qua è dove c'era il segreto. Eccoli qua gli altri. Bene. Ok, adesso possiamo andare via. Perché non ho tre. Ok, sì. Bene. A posto così. Direi qua un attimino di salvare. Allora, salvataggio completato. Adesso possiamo andare di qua. Come siamo, oggetti?
26 di 30 e 3 di 3. Sarà un video lunghino, mannaggia. Mi spiace però. Allora sì, dobbiamo andare di qua. Ah, cazzo. Boh, bella. Sì, si sentiva che c'era un'altra palla, me l'ero completamente scordato. Allora, non mi ricordo bene adesso cosa c'era. Forse so che dobbiamo affrontare ancora l'ultimo scagnozzo di Natla. Però aspettate, va. Sì, da là. Ok, così. Però non mi ricordo la strada, onestamente. Ah, aspetta, minchia, c'era da fare tutta quella roba di spostare. Che palle. Sì, dobbiamo spostare tutte dei quadrettoni, delle rocce. Madonna, era una roba pallosissima. Qua ci arriva, vero, con un salto solo così. Sì, grande Lara. No, era veramente un parto quella roba. Dove devo andare? Di qua a destra, mi sa. Sì. Qua che c'è la sporgenza. Oddio, no. Questo era veramente un parto. Non so se qua accelerare o meno, ma era veramente... Almeno per me è complicato, perché sono zone che si assomigliano tutte. Ma a parte che qua è buio pesto. Ah, questo lo portiamo tutto quanto in avanti. Non so se accelerare, però vediamo. Perché dobbiamo attivare delle leve a tempo. Questo non lo posso più portare in avanti, vero? No, questo qui è bloccato così. Però da qua potevo andare così. Ok, e spostare quest'altro in avanti, mi sembra. Sì, per poi riscendere giù nell'altro lato. Ok. Perfetto. Perfetto più o meno, era un po', come detto, contorto per me, Quindi questo lo spostiamo di qua, però ancora non basta, perché dobbiamo spostarlo anche... No, di qua non serve. Ah sì, perché praticamente abbiamo fatto spazio al masso. Giusto, abbiamo fatto spazio al masso di sopra. Non a questo, ma all'altro di sotto. Sì, sì. Dove adesso posso spingerlo ancora più avanti. Sì. Ok. Era un bordello. Questo cosa già mi apriva? Ok, dove c'era... Quindi qua al secondo piano. No, Lara. Sì. Quindi qua ci ha aperto la porta. Non vedo niente. Questo lo spostiamo in avanti? Sì. Ok. Questo, questa qua è una finta. E dobbiamo tirare qua la leva. Ok, che ci ha aperto la porta praticamente del primo masso. Adesso qua si è chiusa quella dietro, ok. Sì, così era.
Solo che ogni volta a ricordarmelo è un macello. Ok, adesso possiamo andare di qua, perché comunque non è a tempo. Yes. Merda. Allora, salviamo qui, dai. No. Questo è il pompa. Quanto male ci fa? Minchia. Madonna mia, 44 medipack grandi. Sono un botto. Beh, dai, facendo così non ci becca tanto, eh. Vediamo un po' com'era prima. Io bello incamiciato, tutto infighettato, eh. Vai alle spalle, Lara, bravissima. Sconfiggi il nemico pelato. Ma dai, poverino. Ma questa offesa. Ok, abbiamo preso i colpi perché il fucile ce l'abbiamo già. Comunque qua io salvo. Allora, salvataggio completato. Quanti oggetti ci restano? 3 oggetti, 46 minuti. Veramente un'infinità. E pensavo anche di essere stato rapido. Pensa tu. Beh, sono stato un bel po' di tempo a sconfiggere quello lì sullo skateboard. Comunque qua adesso ci serve la chiave per entrare nella piramide. E dobbiamo raggiungere praticamente quello spazio. Per farlo dobbiamo saltare qua sopra, uno in uno. Ok. Bravissima, ok. Brava Lara. Allora, restano 3 oggetti che troveremo subito dopo aver aperto la porta contenente la chiave. In teoria dovrebbe essere così. Bravissima. E la porta che abbiamo aperto, bellissimo, comunque fa vedere qua come era prima. Oddio, bruttissimo veramente. Ok. Da là è da dove siamo usciti. Di qua. Ah sì, è l'altra zona, ok. E questi sono gli ultimi 2 oggetti. Qua dentro dovrebbe esserci la chiave, no? Sì, vista, l'ho vista. Ok. Signori, se il video vi è piaciuto lasciate un bel like e un commento. Iscrivetevi al mio canale qua su YouTube se non l'avete ancora fatto. E seguitemi su Instagram per restare aggiornati sulle serie e sui video che usciranno qua su YouTube. Noi come sempre ci rivediamo alla prossima qua su Tomb Raider 1 Remastered / Remake / Mod. E nulla, grazie mille per l'attenzione. E come già detto noi ci rivediamo alla prossima. Questa qua è la chiave della piramide. Grande. Salviamo poco prima di entrare. 200 salvataggi, tantissimi. Oddio, 3 di 3, 30 di 30, 48 minuti e 40, un'infinità. Grazie mille a tutti quanti per l'attenzione. Noi come detto ci rivediamo alla prossima. Un salutone a tutti belli. Alla prossima.